digitale sicuramente, seguendo il mondo delle carte creative, deve in un certo senso essere molto dinamico, flessibile, adattarsi alle esigenze del mercato e essere in un certo senso camaleontico. Questo perché? Perché da tempo stiamo cercando di investire e di gestire su più business unit della nostra divisione. Quindi se prima si lavorava un po' a compartimenti stagni, dove alcune carte erano assolutamente centralizzate o la gestione delle stesse erano centralizzate, non solo in termini produttivi, ma anche in termini commerciali, oggi dobbiamo assolutamente, mettere e dare focus a quello che è la nostra forza, più prodotti, gestiti dalle stesse persone con un unico face to customer. Questo significa cercare di far conoscere ai clienti non solo prodotti nuovi, ma anche prodotti conosciuti che messi insieme non davano lo stesso risultato. E quindi cercare in un certo senso di investire su quello che è il bespoke, su quello che è la personalizzazione di carte col mondo per dire delle filigrane e soprattutto quello che è carte tailor-made. Oggi, soprattutto nel mondo del lusso, queste aziende, sono molto esigenti e cercano in un certo senso la cosa diversa. Noi abbiamo la possibilità di farlo, abbiamo un museo, tra virgolette, di cilindri o di dandy roll che possono essere utilizzati su più supporti e questo ci rende unici. È fondamentale, quello che in un certo senso è stata sempre la nostra forza, ma che da un lato siamo stati anche accusati un po' dal mercato e dalla concorrenza, è che siamo anche troppo innovativi. Per me è un plus, è una forza, non è sicuramente una parte negativa, non è sicuramente un aspetto negativo. Innovativi in termini di prodotto, in termini di lanci, lanciamo diversi prodotti ogni anno e questo comporta assolutamente degli sforzi di investimenti commerciali e marketing, ma rende anche il mercato molto più dinamico. Molti produttori, i nostri concorrenti, in un certo senso non riescono a starci dietro e questo fa sì che Arjowikis venga identificato un po' come il trascinatore di questo mercato creative. E questa è sicuramente la nostra forza e l'altro aspetto sicuramente da non trascurare è come produrre la carta che deve essere oggi non solamente utilizzata per un settore specifico, ma deve essere in un certo senso polivalente. Non possiamo più come una volta produrre carte che vanno bene per la stampa o per il mondo grafico e poi danno dei problemi sul mondo del packaging, del rivestimento, di quello che è la laminazione o di quello che potrebbe essere altre applicazioni. Oggi un cliente deve essere certo che se ha un prodotto innovativo, creativo, e pagandolo bene per il giusto, riesce a utilizzarlo su diversi ambiti.